il gruppo Under 17 che partecipa al campionato provinciale è attualmente primo in classifica, avendo perso una sola partita a 100 in una mattinata disastrosa di nebbia e soprattutto nebbia mentale. La prossima settimana siamo fermi perché abbiamo un turno di riposo e la settimana successiva giochiamo la partita, diciamo che è determinante, perché la Quattro Torri, squadra contro cui giocheremo, è seconda in classifica. Giocheremo appunto a Ferrara contro la Quattro Torri, la partita decisiva probabilmente per vincere, per arrivare primi in campionato. Poi chiaro, ci saranno altre partite, arrivare alla fine della stagione regolare, però questa sarà sicuramente una tappa fondamentale per riuscire a ottenere il miglior risultato possibile. Sì, abbiamo giocato appunto sabato scorso contro il Molinella, che era in quel momento secondo in classifica. Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto di squadra. Vabbè, qualche elemento ha giocato magari un po' sopra le righe, però in generale più o meno tutti hanno dato un grosso contributo e abbiamo da prima, nei primi due quarti, controllato la partita, finendo il primo quarto sopra di 7-8 punti, il secondo di 13-14 e poi nel terzo quarto abbiamo subito appena due punti e lì abbiamo dato un break decisivo per vincere poi alla fine di 40. I ragazzi sono molto bravi, disponibili, poi come potete vedere sono molto rilassati, diciamo, nel senso che giocano a pallacanestro per giocare e divertirsi, non chiaramente come con un obiettivo futuro, una professione, però non è detto che fra questi ci possa essere qualcuno che alla fine della trafila del settore giovanile possa togliersi qualche soddisfazione a livello anche di, non so, a livello regionale,